Al via il nuovo anno scolastico con le ultime norme da rispettare emanate dal governo Draghi per evitare contagi e diffusione del Covid-19 tra gli studenti. All'ingresso lo scanner per la misurazione della temperatura, il terminale del Ministero per verificare il Green Pass, che solo quello consente di accedere alla struttura scolastica. Oggi abbiamo iniziato il nostro viaggio nel mondo della scuola visitando l'Istituto Leonardo di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato. Allora, per noi sicuramente questo è un anno foriero di buoni auspici, almeno con questo spirito abbiamo iniziato, perché già aver riportato gli alunni dentro le classi per noi al momento è una vittoria e chiaramente è ciò che auguriamo possa verificarsi stabilmente nel corso dell'anno scolastico. Naturalmente il rientro è stato caratterizzato dall'applicazione della normativa di quest'anno, che prevede appunto l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione del Green Pass da parte dei docenti e del personale ATA. Noi da questo punto di vista abbiamo una copertura del 99,5%. Dopodiché abbiamo naturalmente preso atto dell'ultimo decreto che prevede la richiesta del Green Pass anche all'utenza esterna, quindi genitori, chiunque a vario titolo chiede di accedere alla scuola. Per quanto riguarda l'organizzazione interna, chiaramente abbiamo attuato e condiviso anche con le organizzazioni sindacali il protocollo di sicurezza, che prevede una serie di indicazioni che fanno riferimento a tutte le azioni da mettere in campo per contrastare l'emergenza da Covid, quindi dall'igienizzazione dei locali costante e continua al monitoraggio di eventuali sintomi influenzali, il divieto di accedere a scuola in caso di sintomi influenzali e insomma tutto ciò che la normativa, la messe di normativa che è stata emanata dal Ministero quest'anno di concerto con il Ministero della Salute ci ha imposto di mettere in atto. Ecco, i ragazzi come hanno accolto queste nuove norme, considerando insomma i primi giorni di scuola? I ragazzi sono felici di essersi ritrovati tutti insieme ai compagni e questa è una cosa che noi percepiamo. Naturalmente l'obiettivo della scuola sin dal primo giorno è quello di sensibilizzare al massimo verso la vaccinazione, perché noi siamo convinti come istituzione che la campagna per una vaccinazione che coniughi al massimo il diritto all'istruzione con il diritto alla salute sia non solo un diritto ma anche appunto un dovere per le istituzioni. Tutto sommato però devo dire che da un primo monitoraggio così informale nelle classi che la situazione è risultata migliore di ciò che appare. È chiaro che poi come sempre la scuola si rapporta con i trasporti, la scuola si rapporta con il rispetto delle norme, noi abbiamo differenziato ingressi e uscite, abbiamo contingentato l'orario della ricreazione, abbiamo insomma messo in atto tutta una serie di disposizioni che dovrebbero contenere il rischio di contagio, ma appunto, come ribadisco, è chiaro che poi ci sono le solite componenti esterne che di fatto potrebbero determinare qualche momento ancora di didattica a distanza. Però quest'anno si va a distanza soltanto individualmente o per piccoli gruppi o per singola classe. La scuola non dovrebbe chiudere mai. Ecco, nell'ipotesi di persone, studenti, professori che non si vogliono vaccinare, non so come si comporterà lei? Allora, ci sono due situazioni da attenzionare. Una è, intanto partiamo, il possesso del Green Pass, che noi verifichiamo ogni mattina noi dirigenti scolastici attraverso la piattaforma appositamente predisposta dal Ministero, che funziona benissimo, quindi di fatto già stiamo facendo questi controlli. Poi ci potrebbero essere dei docenti non vaccinati e dei docenti che hanno la certificazione di esenzione ai sensi della circolare 35309 del Ministero della Salute. E allora, per quanto riguarda i docenti che non sono in possesso del Green Pass,
devono fare un tampone ogni 48 ore ed esibire ovviamente l'esito del tampone, evidentemente fatto presso una struttura autorizzata al Ministero della Salute, ogni 48 ore. In caso contrario ovviamente non possono accedere all'istituto, ma anzi nel caso dei docenti vengono sospesi dal servizio, almeno per i primi 5 giorni, chiaramente per salvaguardare anzitutto la loro salute, visto che non sono coperti da vaccino, e ovviamente anche quella delle persone con cui si relazionano all'interno dell'istituzione scolastica. Allora, sicuramente stare in presenza è molto meglio di stare in smart working, speriamo che pian piano ci si possa anche togliere le mascherine e che si possa tornare interamente in presenza, come in questo momento, e che non si possa più tornare in DAD, perché in presenza è tutta un'altra cosa. Quindi speriamo di rimanere in presenza fino a che non finisca l'anno scolastico e che questo Covid si possa man mano ridurre e sparire. Io vedo tutti molto più felici di essere tutti insieme in classe, anche non solo una parte della classe messi in classe e alcuni a casa. Infatti a Grotte è successo che la parte di Racalmuto fosse in zona rossa e quindi alcuni ragazzi fossero in DAD. Li sentivamo un po' distanti, ecco. Mentre c'è stato per un mese e mezzo la zona rossa e le video lezioni, è molto meglio in presenza, ecco. Okay. Siete vaccinati come? Sì, tutti vaccinati siete? Sì, siamo tutti vaccinati, ci possiamo vedere. Okay. Ma finalmente, speriamo nelle vaccinazioni, abbiamo sentore che i ragazzi siano nella stragrande maggioranza tutti vaccinati e questo sicuramente ci aiuterà ad evitare contagi, ad evitare quarantene, ad evitare che si torni nuovamente in DAD, che è lo spauracchio di noi tutti, che si possa finalmente ritornare dopo quasi 2 anni ad una vita normale.